Gianmarco Bisogno, alla fine della partita qui a Busto Arsizio 3-1, gara lunghissima, terzo set, vantaggi, Emma Villas che ha lottato, non è andata bene qui a Busto. Allora, io preferisco parlare io perché credo sia giusto in questi momenti, diciamo così, molto difficoltosi, chiaramente di grande tensione. Mi pare inutile anche far spendere parole ai giocatori, allo staff. Dico solo che comunque noi anche oggi abbiamo dimostrato che la nostra squadra è una squadra che lotta e soprattutto gioca alla pari con tutte. Perdiamo i set sempre per un poco, sempre per dei dettagli, arriviamo sempre ai vantaggi. La squadra dimostra di essere viva, dimostra di, ancora di crederci, e questo ci deve dare gli stimoli per le prossime partite, per non mollare. E credo che, non so cosa succederà, ma qualunque soluzione e qualunque verdetto verrà fuori, credo che la nostra squadra abbia comunque quasi sempre giocato con la grande dignità e il grande impegno. Anche oggi si è dimostrato contro Milano, che è quinta in classifica, e anche in altre partite con Modena e così via, di essere sempre comunque all'altezza. Purtroppo ci manca sempre qualcosa, non so che cosa, forse, come ha detto un giocatore, ci manca la capacità di vincere, di chiudere le partite e i set in certi momenti. Dispiace molto, perché oggi, anche oggi, potevamo fare molto bene, e non credo che questa squadra oggettivamente, con tutte le responsabilità e le colpe che vogliamo dare a qualcheduno, se le vogliamo dare, meriti una posizione di questa portata. Dobbiamo ancora crederci, dobbiamo essere ancora, i ragazzi devono lavorare tanto, ci sono 5 partite e tutto può succedere. Giocando con questa intensità e questo impeto, ancora noi possiamo raggiungere degli obiettivi importanti. Ripeto, non credo che questa squadra meriti questi punti e questa posizione in classifica. Sono annate dove probabilmente non gira tutto come dovrebbe. Anche perché il primo set era iniziato molto bene, con un ottimo approccio da parte della squadra. Nel terzo set pure Emma Villas ha giocato assai bene, è stato incredibile il terzo set, veramente da cuori forti, finito ai vantaggi 32-30, quindi contro una squadra come Milano che veniva da tante vittorie consecutive e che è lassù in classifica. Allora, il primo set abbiamo giocato benissimo, il secondo c'è stata una serie di battute del loro posto che ci ha messo in difficoltà e può succedere. Il terzo set abbiamo fatto una rimonta fantastica, dimostrazione che la squadra ci crede. Potevamo vincerlo senza nulla recriminare, chiaramente, da parte di Milano. Il quarto set l'abbiamo nuovamente giocato con grande impeto, con grande impegno. Quindi questo dimostra ancora di più che noi siamo comunque una squadra che può farcela. Io ci credo, ho stima su questi ragazzi, sono convinto che fino alla fine lotteranno, sono fiero anche di loro, e noi dobbiamo comunque essere fieri di quello che sta succedendo. Non credo che questa squadra meriti 13-14 punti quanto abbia in classifica. Purtroppo credo che anche una serie di negatività, di sfortune, di poche situazioni favorevoli ci abbiano permesso di uscire da questa situazione. Io comunque sono fiero di rappresentare questa Emma Villas, questa città di Siena, dove credo degnamente cercheremo di riuscire a raggiungere questa salvezza. Presidente, hai avuto una risposta da questa squadra, dai ragazzi, da tutto lo staff, sulla loro voglia di lottare, di non mollare, come diceva qualcuno nei giorni scorsi? Lo si è visto stasera qui al Palayamamei, questa grinta, questa voglia di andare avanti e di provare a compiere un'impresa. Ma loro hanno dimostrato che sono al massimo della concentrazione. Io, sicuramente fanno degli errori, è evidente, questa posizione di classifica, ci sono dei problemi tecnici, tattici, dello staff, degli allenatori, non lo so. Però credo che loro anche oggi hanno dimostrato che ci credono, loro ci devono continuare a credere, come ci crede il suo presidente, su di loro, su quello che può essere la risposta sulle prossime 5 partite. Milano veniva da 8, 9, 10 partite consecutive che aveva vinto, quindi non era poi una passeggiata qua. E noi l'abbiamo messo fortemente in difficoltà, e per forse anche veramente poco non siamo riusciti a portare via un punto, se non due, o se non tre, non lo so. Io credo che noi non meritiamo questa classifica e dobbiamo crederci, sperando che qualcosa cambi.